vede sempre le persone come se volesse vedere quello che hanno dentro. Qualche volta. Io non lo farei se fossi un te. Meno conosci la gente, meglio starei. A meno che tu non abbia nervi forti e stomaco forte. L'io. Tutto sarà passato e le tracce del bolscevismo saranno state disinfettate dalla storia. Quest'inno sarà una magnifica marcia funebre. La marcia funebre dell'illusione rossa. Sciocca. Cosa state dicendo? Quanto vi pagano per andare in giro a spiare? Lo sapete qual è il posto per le ragazze come voi? Sì. Dove uomini come voi non potrebbero entrare nemmeno dalla porta di servizio. Vedo che siete nuova qui. Dovreste essere più prudente. Abito al quarto piano e le scale sono rotte e sdrucciolevoli. Siate prudente voi quando verrete ad arrestarmi. Ma siete coraggiosa o solamente stupida? Lascio a voi di scoprirlo. Pensato che avrei potuto arrestarvi, portarvi dove volevo e prendervi. Non sapete quello che avete fatto di me. Giorni fa ho perquisito una casa, c'era una donna. Le abbiamo trovato addosso dei documenti. Si dibatteva sul pavimento nella sua camicia da notte chiedendo grazia. Ho pensato a voi lì, sul pavimento nella vostra camicia da notte chiedendo pietà, come io ne ho chiesto a voi per tanti mesi. Ebbene, le risi in faccia e le diedi un calcio. Devo lasciare la Russia prima che mi trovi. Parto stanotte con un battello che fa il contrabbando. Contrabbando di carne umana. Sai cosa stiamo abbandonando? Una galera, Kir. Un'immensa galera coperta di neve e macchiata di sangue. Dove si è condannata a soffrire per scontare una sola pena. Quella di aver avuto la sfortuna di nascere.